per i mandarini. Li stanno raccogliendo e portando nel mercato. Ma gente, per dei soldi, no? Chi ha investito per dei soldi? L'aumento dei prezzi è giustificato? È giustificato, ma devo vedere al mercato, perché se io compro di più devo vendere di più. Il margine di guadagno è sempre quello, a noi. E niente, è solo che giustamente è venuto in orario di vendita e la gente aveva paura, due persone se ne sono andate pure indietro. E perché secondo lei c'è una differenza tra il mercato di qua e il mercato di Molfetta? Perché per esempio qui un cime di rape costano 2,50 euro e Molfetta 4 euro? Come lo giustificate? C'è un motivo di qualità? Diciamo, secondo me Andra è uno dei maggiori produttori di rape, di verdura, di finocchi, di insalate. Molfetta c'era di meno, forse così. Cosa di più? Capito, quando la merce manca? Purtroppo, anzi noi lottiamo con la gente, ogni persona che entra guarda i prezzi e rimane... Vabbè, devi dire che sono abituato ad avere sempre regalato la gente. No, regalato no, ma... Diciamo, noi siamo concessionari del mercato e ci rivaliamo dei mercati, altri mercati, tipo Vittoria in Sicilia, dove ci sono melanzane, zucchine, pomodoro, tutta la verdura. Allora dovete andare a chiedere alla fonte, non al mercato di Andria, perché se noi compriamo le zucchine 3,50 euro al chilo, più spese, più imballaggio, più pedane, più reggette, c'è un costo elevato. Elevatissimo, come le melanzane, il pomodoro a grappa, il ciliegino e il picadillo. Allora, è la prima cosa. Dopo andiamo sui clementini. Clementini, abbiamo avuto un gelo forte questi giorni e i prezzi sono saliti, ma non assai, 10 centesimi. Stiamo vendendo oggi ancora clementini a 0,60, che prima vendevamo 0,40, 0,35, 0,50. Allora, come clementini, i prezzi sono normali, non, la neve non ha fatto nessun danno, ha fatto il danno alle verdure, ai finocchi, alle rape, però adesso non si stanno più vendendo le rape, le cime, non si sta vendendo più niente, niente, tutto qua. Allora bisogna andare a vedere dalle fonti, come ho in Spagna, a vedere gli arance in Spagna, quando costano che arrivano qua. Ma lei si è fatto un'idea del perché sono aumentati i prezzi anche al mercato di Vittoria? Ma sono aumentati perché arriva poca merce, poca merce arriva, poca merce. Allora, quel poca merce che arriva i prezzi sono alti. Ieri ad esempio verso l'una è venuta la guardia di finanza nella mia attività e mi hanno chiesto i prezzi per tutte le paie. Io solo ho chiesto, ma perché sto controllo? Loro mi hanno detto per il rincaro prezzi, stiamo controllando tutti i settori. Non so che dire, purtroppo. I negozianti vendono le zucchine a 4 euro e perdono soldi. Come perdere i soldi? Giusto per tenere la cassetta, perché la gente è ignorante, mi ci metto pure in mezzo. La zucchina la devono mangiare quando è la stagione. L'angurio si mangia a luglio e agosto. Loro lo vogliono mangiare a Natale l'angurio. Che prende? Fanno due fatiche, una a portarlo sopra e l'altra a buttarlo nel secchio. Qua la gente, il giorno e la notte è il giorno, purtroppo così va. Quindi quella frutta lì. La frutta, qua invece buone. Di venire voi, dovrebbero venire in Ass nei mercati, non ad Andria soltanto, perché adesso la roba di Palagiano, Massafra, è tutta congelata, e l'hanno raccolta e li mettono tutti nel mercato. I controlli dove stanno? La roba della Sicilia adesso è tutto veleno, c'ha la veduta con gli occhi, la gente mangia con gli occhi, dovrebbero mangiare con la bocca. Ma non dovreste controllarli voi prima di tutto? Noi? No, sono i controlli sanitari che dovrebbero venire qua. Dove esiste il sanitario? Non esiste. Dovrebbero venire e controllare prima da me e poi dagli altri. Ma le dico che ieri ho fatto un giro per i fruttivendoli di Andria
e ho trovato il costo della zucchina, la zucchina a 5 euro. Perché? Perché la zucchina costa 3,80. Qui, ci devi al mercato generale, ci devi mettere l'IVA, ci devi mettere la cassa, il prodotto è 1,5 kg e ci tolgono mezzo chilo e quello va a incidere, aumenta il prezzo. 4 euro, viene più di 4 euro. Un rivenditore che deve vendere due zucchine alla volta, buste e compagnia, peso, 10 grammi in più, la gente non è supermercato a noi che viene 2,10 euro, hai capito? Ti danno 2 euro, prezziamo in omaggio, prezziamo, costa una padella di prezziamo, costa 7-8 euro.